Oggi nuovo video haul, ma è un video haul molto 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 diverso dal solito. Penso sia la prima volta che faccio un video haul del genere, perché vorrei spacchettare con voi un po' di pacchi che mi sono arrivati di recente e che vi avevo accennato sia nell'ultimo vlog, se non sbaglio, sia nelle stories. E in più ci sono anche degli acquisti che invece ho fatto io e che non vi avevo mostrato in nessun video haul e mi sono dimenticata di mostrarvi anche nei vlog. Quindi insomma, ho deciso di unire tutto in un unico video. Partiamo da Pupa, questo mega mega sacchettone super pesantissimo che vi avevo fatto vedere anche nel vlog, ed è l'unico che vedete già spacchettato, cioè non c'è più l'imballaggio insomma del corriere, perché l'avevo spacchettato e vi avevo già fatto vedere dei prodottini nelle stories. Però secondo me i colori così si vedranno meglio. Ho ricevuto intanto tre palette Pupart. Questa qui è la Pupart Ice e praticamente contiene diversi prodotti appunto per gli occhi, però c'è anche la cipria, ci sono 8 ombretti in crema, 19 compatti, 4 eyeliner in crema, un applicatore doppio, c'è il primer, insomma è una palettina super completa. Fuori è fatta in questo modo, molto carino il packaging, e all'interno si apre così, quindi hai il suo mega mega specchio e poi ci sono tutti questi colori un po' satinati, un po' opachi, e c'è anche un cassettino aggiuntivo dove ci sono tutti i prodotti in crema e l'applicatore appunto fatto in questo modo. Sempre della linea Pupart ho ricevuto anche questa, che è la Pupart Ice Lips and Face Palette, quindi è molto più grande la confezione perché ci sono veramente tantissimi prodotti, cioè ce ne sono un sacco sia per gli occhi che per il viso che per le labbra. Sempre packaging secondo me è stupendo perché è molto semplice, però allo stesso tempo è d'effetto elegante, e questa è veramente qualcosa di gigante, ci sono tantissimi prodotti. E questa qui si apre tirando così, e quindi qui sotto ci sono tantissimi altri colori e tantissimi altri prodotti e sempre l'applicatore. Io adesso ve li sto facendo vedere alla veloce perché so che mi sgridate sempre che mi soffermo troppo sulle cose, però se ci fosse un prodotto in particolare che vi interessa, o comunque se vi va, fatemi sapere con un commento qui sotto quali prodotti vogliamo vedere all'opera e così li mettiamo all'opera insieme. Quindi appunto in un altro video dedicato, magari non mi preparo con voi o anche solo in un vlog, ma andiamo avanti a testarli insieme e posso parlarvene anche più nello specifico, perché adesso ho lasciato tutto integro, solo che ora veramente non ce la facevo più ad aspettare. Però ormai ve lo dico sempre, io aspetto di fare il video e le cose inizio ad usarle dopo, quindi ci tengo a farvele vedere così come arrivano. E appunto sarebbe bello pian piano testarle insieme, magari le cose che vi interessano di più. E la terza Pupart che ho ricevuto è questa qui, che invece è la Pupart Lips, quindi contiene tutti i prodottini per le labbra. Ci sono sia rossetti opachi che rossetti classici, brillanti, gloss, gli applicatori, c'è il primer, quindi anche questa è una palettina super super completa e è più piccolina della precedente, però sempre bellissima. Quindi si apre, ci sono tutti i prodottini labbra e anche i due applicatori. Sempre di Pupa ho ricevuto 4 palette di queste qui che sono a forma di mini gufetto, perché praticamente ci sono 3 dimensioni di gufo. Queste qui sono quelle piccoline e hanno tutti e 4 colori diversi. Sono veramente qualcosa di bellissimo. Come al solito io adoro queste cose di Pupa, sono rifinite nel minimo dettaglio. Questo qui per esempio è il gufetto lilla o viola, no, questo è un borgogna quasi, quindi direi viola, che contiene queste tonalità di prodotti e sono tutti prodottini per le labbra in crema. Questo qui invece è il gufetto rosso e anche in questo caso contiene sempre prodottini per le labbra, sono 2 gloss e 3 rossetti in crema, però sono tonalità diverse rispetto al precedente, cioè in ogni gufetto ci sono tonalità diverse di colore. Poi c'è questo qui che è quello blu carta da zucchero, secondo me è più un carta da zucchero, che contiene tutti i prodotti labbra che hanno questa tonalità più tendente al rosa. Quello che abbiamo appena visto invece era più tendente al rosso. E l'ultimo che ho ricevuto è questo, che è un rosa molto molto pallido, quasi un bianco sporco con dei riflessi rosati, e contiene invece queste tonalità di colore. C'è anche un rossetto molto molto scuro sui toni che piacciono tanto a me per l'autunno. Ho ricevuto anche il gufetto intermedio, questo è Pupa Owl 2. In realtà sicuramente l'avrò pronunciato sbagliato, però è il gufetto quello di dimensione intermedia, perché
Poi c'è anche il gufetto di dimensione grande. Questo qui contiene un primer, 4 ombretti compatti, un applicatore, un balsamo labbra, due rossetti in crema e due gloss. Confezione super super stupenda, infatti queste qui le avevo anche spacchettate con voi su Instagram perché sono veramente carine, nel senso che si aprono in modo molto bello, cioè si apre così e poi ha il suo specchiettino qui e qui ci sono tutti i prodotti labbra. Mi piace veramente tantissimo. Io adoro, adoro, adoro queste palettine di Pupa, ma tanto ormai lo sapete perché ve lo dico sempre. E per finire, appunto, c'è il gufo gigante. Questo qui è qualcosa di spettacolare perché ha addirittura gli occhietti con sopra tutto il peluche, quindi è super morbidoso e molto molto bello. E in questo caso ci sono veramente tantissimi prodotti all'interno della palette, si apre sempre così. Poi qui c'è la sezione con tutti i prodotti labbra e questa invece è la sezione con i prodotti per gli occhi e praticamente c'è anche il suo specchiettino che in questo caso appunto è qua di lato, è veramente qualcosa di stupendo. Poi è molto carino secondo me il fatto che ci sia anche la matitina all'interno, sono sempre super lavorate, mi piacciono un sacco. E per finire con Pupa ho ricevuto anche i prodottini della nuova collezione che è quella Light Up the Night, dedicata assolutamente alle feste e al periodo di Natale, di Capodanno, insomma al mese di dicembre. Prima di tutto ho ricevuto due Made to Last, lo 025, questi qui sono i Waterproof Eyeshadow, quindi i matitoni ombretto, e questo appunto è il numero 025, quindi un colore tendente più o meno al bronzo, e questo invece è lo 026 che tende molto di più al borgogna, ah, più che al borgogna addirittura io oserei dire al melanzana, nel senso che è un viola con dentro anche una punta di nero. Poi ho ricevuto due di queste basi luminose, queste qui sono la base luminosa e glitter, occhi e viso, e ho ricevuto la 001 e la 002. Il packaging è veramente qualcosa di stupendo, ci sono sopra tutti i glitterini e sono veramente geniali questi due prodotti secondo me, cioè a parte che il packaging è bellissimo, però mi sono resa conto adesso aprendoli che praticamente hanno la parte con tutti i glitterini che in questo caso tendono di più al bronzo, mentre nell'altro caso tendono di più al viola, un po' come è successo per i matitoni per gli occhi, e sopra invece c'è proprio il prodotto in crema, quindi hanno tutta la parte con il prodotto iridescente però cremoso, mentre qui c'è tutta la parte di polvere libera. Non so bene se mi sono spiegata perché mi gasano un sacco queste cose. Ne stavo perdendo per strada una, che è la 003, sempre base, viso e occhi, luminosa e glitter, e in questo caso è più tendente al fucsia. È un viola leggermente più chiaro, più rosato rispetto a quello che abbiamo appena visto, che invece rimane sicuramente più tendente al nero, quindi è un colore più scuro. Questo è quasi più un borgogna, ha un sottotono rosato che mi piace tanto. Sempre di questa collezione ho ricevuto anche due smaltini che hanno un packaging che è qualcosa di fantastico. Questo qui, che è quello più tendente al viola e ha tutti i glitterini, è lo 001. Invece questo qui è lo 002, packaging assurdo, veramente molto molto bello, è quello più tendente al dorato. E ho ricevuto anche lime matte, quindi opaco 035, rossetto colore puro, opaco assoluto. Sono curiosissima, no vabbè, il packaging è stupendo, di nuovo con tutti i glitterini. Ora sono curiosa di vedere il colore. Il colore è bellissimo, sembra proprio un opaco, ma proprio velvet, cioè sembra velluto vedendolo così. È stupendo, veramente un viola bellissimo, un color melanzana bellissimo. Poi spero che in videocamera renda perché ha questo effetto vellutato che è stupendo. Passiamo al mega pacchettone di Kiko che appunto avevo lasciato incartato per spacchettare con voi direttamente nel video. E ovviamente sono super super curiosa di vedere cosa contiene. Adesso impiegherò una vita e mezza. No, stranamente ho impiegato meno del solito. Si vede che l'euforia di aprire mi ha aiutata. E all'interno c'era questo sacchettino super super natalizio con scritto Kiko tutto rosso e bianco, che adesso andiamo ad aprire cercando di non fare troppi danni,
perché è fatto in questo modo, quindi rimane tipo un sacchetto busta, una cosa del genere. Ci sono veramente tantissimi prodotti all'interno e sono tutti della limited edition Arctic Holiday, quindi della limited edition sempre per le feste. Innanzitutto c'è questo kit che è l'Arctic Holiday Lips and Nails Kit, quindi un kit che contiene sia smalto per le unghie che rossetto. Il numero è lo 04 Chameleon Copper. Va bene, è meglio che vi dico solo che è lo 04 e vi faccio vedere i colori così si capisce di più che non dalle mie pronunce. Il colore dello smalto è questo, quindi è uno smalto leggermente metallizzato, mentre il rossettino, che è l'Arctic Holiday Lip Lacquer, è sempre metallizzato ed è sempre più o meno un colore che riprende quello dello smalto, quindi una sorta di bronzo molto elegante con un sottotono marrone. Altro smaltino super super glitterato, questo qui è il numero 180, è l'Arctic Holiday Nail Lacquer, quindi lo smaltino con il packaging bellissimo, tutto ispirato alla collezione. Poi c'è l'Arctic Holiday Baked Blush, io ho ricevuto il numero 02 Dreaming Coral, che è contenuto in questa pochettina bellissima, e anche il packaging è qualcosa di stupendo, io spero che in videocamera renda. Il colore del blush è questo ed è un colore molto molto bello. Poi io adoro i blush cotti di Kiko, sono super super luminosi. Arctic Holiday Eyeshadow Palette numero 01 Spectacular Bronze, quindi è la palettina della collezione, sempre contenuta nel suo sacchettino. Questa cosa lo sapete, mi gasa un sacco. E anche in questo caso il packaging è simile a quello del blush, quindi tutto riflettente, e contiene questi tre colori che sono un color crema, un panna, un dorato che è quasi bicolor, nel senso che ha una parte un po' più tendente al bianco e una più tendente all'arancio giallo, e poi c'è un marrone scuro intenso per la piega dell'occhio. Poi c'è l'Arctic Holiday All Over Glitter Kit, che sono curiosissima di aprire, lo 02 Golden Pixie Dust. Vediamo cosa c'è in questo kit. Wow, qui c'è praticamente la colla per i glitter e qui ci sono i glitterini dorati. Questo qui dobbiamo assolutamente provarlo insieme. No vabbè, praticamente questa qui è la Beauty Blender a forma di omino delle nevi, cioè una cosa che non avevo veramente mai visto. C'è proprio l'omino delle nevi, il pupazzo di neve, non l'omino delle nevi, il pupazzo di neve, ed è una beauty blend. Ho ricevuto due rossettini, il metal lipstick e il matte lipstick. Apriamo il metal, che è lo 03, e vediamo un pochino il colore. Bellissimo il packaging, a me mi sta facendo impazzire questa collezione. Poi mi piace il fatto che il rossetto sia fatto proprio come se fosse la punta di un diamante. Questo è un bellissimo rosso metallizzato, di solito questi colori su di me vi piacciono sempre tanto, e anch'io effettivamente devo dire che mi ci vedo molto bene, e ora sono curiosa dell'opaco. Questo è lo 05, packaging sempre uguale, però appunto all'interno anche questo ha un colore bellissimo, sembra sempre di vedere il velluto, un violetto melanzana molto simile a quello che abbiamo spacchettato poco fa. Mi ispirano un sacco questi rossetti che hanno proprio le sembianze, sembrano quasi, non so se avete presente quell'effetto pelosino che si vede sempre su Instagram di queste labbra tutte vellutate, sembrano proprio la stessa cosa. Chiara e i suoi problemi con i video haul, cioè non capisco se sono io che parlo troppo e la videocamera che si rifiuta, però tutte le volte a metà video si interrompe, puff, magicamente finita la batteria. E io non ho invece ancora finito di farvi vedere le cosine di Kiko, andiamo avanti con l'Arctic Holiday Baked Powder, quindi la polvere cotta viso, sempre nella pochettina piccolina e sempre con questo packaging bellissimo. Io ho ricevuto la 04 Sienna e il colore è questo, quindi è una terra cotta con un colore che secondo me è anche perfetto per il mio incarnato, cioè così sembrerebbe proprio. Arctic Holiday Powder Brush, quindi il pennellone per le polveri. Ah, di questi qua leggermente angolati, io ne ho pochissimi così, quindi non vedo l'ora di provarlo, packaging stupendo. Poi ho ricevuto il Volume Mascara, questo qui è fatto così, quindi sempre lo stesso packaging che richiama tutta la collezione,
e ha l'applicatore molto particolare. È un applicatore molto piccolino, quindi va bene anche per le ciglia inferiori. Numero 02 Arctic Holiday Metal Eyeshadow Burgundy Aurora, già dal nome potrebbe essere un colore che piace tanto a me, infatti sì, è un colore stupendo, a parte che ha tutta questa lavorazione bellissima e poi è veramente uno dei colori che sto usando di più ultimamente, cioè questo tipo di tonalità mi fanno impazzire. Arctic Holiday Holographic Highlighter, questo qui è il numero 01 White Snowflake e è bellissimo, intanto mi cade di tutto, voi non potete capire il disagio che c'è qui intorno a me. Comunque il colore dell'illuminante è questo e sembra veramente bellissimo, ha dei riflessi rosati, violetti che sono qualcosa di spettacolare. E per finire, sempre della collezione, ho ricevuto l'Arctic Holiday Holographic Lip Balm, quindi un burro cacao olografico, vediamo com'è. Ah, è bianco e quindi probabilmente appunto cambierà colore una volta applicato, perché ha delle sfumature strane, tipo perlato, adesso in videocamera non renderà assolutamente, però lo proviamo anche questo insieme. Passiamo a quest'altro pacchettone che ho ricevuto da OVS. Penso che questo sarà l'ultimo che spacchetteremo oggi. In realtà ho altri pacchi che voglio farvi vedere, però credo che se no tra questi e anche i miei acquisti diventa poi un video troppo lungo. Va bene che è la prima volta che faccio un video del genere, però non posso farvi una testa così per un'ora, anche perché ho intenzione di vloggare già domani, perciò in teoria possiamo spacchettare le ultime cosine anche direttamente nel vlog, direi. Wow! Allora, adesso devo cercare di estrarre lo scatolone che c'è dentro, cioè la scatola che c'è dentro, non è uno scatolone. È molto molto carina, tutta bianca con la scritta ed è anche super pesante, sono curiosissima. E contiene tutti i prodottini Lotti London, che sono veramente super super colorati, cioè già visti così mi ispirano un sacco, cioè la Beauty Blender, quindi la Blend and Snap Sponge, che sembra veramente morbidissima. Questa qui va sempre tenuta lontana da Moichi. Poi c'è questo pennello che è il Contour Queen Brush, che è un pennello di quelli piatti con le setole abbastanza compatte. Mi piace tantissimo. Oltretutto non ho pennelli di questo tipo, quindi non vedo l'ora di provarlo. Qui c'è il Powder Power Brush, che sembra anche in questo caso molto molto morbido. Mi piace un sacco il fatto che siano colorati. Mega palettona, questa qui è la Shadow Swatch Palette con tutte le stelline sopra e ha tutte queste tonalità di nude che sapete sono tipo i miei colori top, quindi non starò neanche a soffermarvi a dirvelo, però veramente molto bella. Devo confrontarla con la Naked, con la 3 se non sbaglio, ci sono dei colori che mi sembrano proprio quelli della Naked 3. Altro pennellino, questo qui è lo Shade and Shadow Brush, quindi praticamente è il pennello angolato per andare a mettere l'eyeliner. Poi ci sono altre due palettine, i packaging mi piacciono tantissimo, io non avevo mai provato nulla di questo brand, questa qui è la Color Click Palette che ha all'interno quattro colori di correttore e mi piace tantissimo perché ha il packaging questo qui in cartone, intanto ho perso un pezzettino, comunque ha all'interno i quattro classici colori di correttore, quindi anche quelli per le discromie, mentre questa è la Shimmer Squad Palette che invece contiene quattro colori diversi di illuminanti che mi sembrano tutti molto molto shimmerini, sempre col packaging in cartone. Questo qui è il Blush Crush con tutti i cuoricini sopra ed è il colore Zane e il colore mi sembra veramente molto molto bello, è un rosa antico, spento ma intenso al punto giusto. Il Tan Time Bronzer, quindi la terra abbronzante con sopra tutte le stelline, questa qui è la tonalità light medium. Ancora c'è il primer, questo qui è l'Insta Filter Pore Eraser Stick, quindi uno stick adatto per fare da primer appunto nelle zone dove magari ci sono i pori dilatati. Ancora ho ricevuto il Full Coverage Color Gloss che è il Glossip Girl ed è il Bae Friend e ha un packaging stupendo perché praticamente è fatto come se fosse un tubetto di colore e anche il colore mi sembra molto molto bello. Questo è tendente al rosa e quest'altro invece che è il Bare è leggermente tendente o comunque è più tendente al marroncino, al nude. E sempre per le labbra ho ricevuto anche gli Slay All Day Longwear Matte Liquid Lipstick, quindi rossetti liquidi opachi a lunga tenuta.
E c'è questo rosso che sembra veramente bellissimo, super super sparaflesciante ed è il Slay It. E quest'altro che invece dovrebbe chiamarsi Flick è più tendente al marroncino nude. E direi che con i pacchi ci siamo. Gli altri pacchi che invece ho ricevuto e non sono riuscita a inserire in questo video li spacchettiamo sicuramente insieme domani o dopodomani, insomma, in uno dei vlog dei prossimi giorni. Per quanto riguarda invece gli acquisti che ho fatto io di recente e che non vi avevo ancora mostrato negli altri video haul, ho fatto due acquisti di scarpe, entrambi da Stuart Weitzman, ogni volta lo sbaglio. Comunque è scritto qui, quindi questa è la versione ufficiale, non fate caso alla mia pronuncia. Intanto ho preso, sono entrambi degli stivali, perché questa è la mia stagione di chiara passione stivaletti. Lo so che questo brand è super famoso per gli stivali, quelli alti sopra il ginocchio, però ne ho veramente tantissimi e quindi mi sono data un contegno in questo senso. E ho preso un paio di stivaletti di cui probabilmente vi ho già parlato, perché questi qua li ho provati diverse volte, anche quando ero stata a Trieste li avevo provati in negozio, ma non avevo trovato la mia taglia, nel senso che c'era il 36 e il 37, ma io di questo brand porto il 36 e mezzo e ho trovato il mio numero nel negozio di Milano. Sono bellissimi secondo me, pensate che c'erano anche in color borgogna, un bordeaux intenso più che borgogna, e li volevo prendere, cioè sono stata indecisa fino all'ultimo se prenderli neri o borgogna, e poi alla fine il mio numero c'era solo in nero, quindi li ho presi così, cioè ha scelto il destino per me. Sono molto semplici, quindi sono dei tronchetti che arrivano appena sopra la caviglia e la particolarità che hanno è quella di avere tutte le perle sul tacco di varie dimensioni, quindi ci sono perle un po' più grandi e perle un po' più piccole, sono veramente secondo me molto belli, vanno bene per tutti i giorni e allo stesso tempo vanno bene anche per le occasioni particolari, perché comunque il tacco così secondo me dà una marcia in più all'outfit. E si chiudono con la loro cernierina, sono tutti in scamosciatini, in vellutino, mi piacciono un sacco. E poi sempre da Stuart, che chiameremo così per non sbagliare, ho preso un altro paio di scarpe che però non sono all'interno di questa scatola, perché in questo caso non sono stata così brava e le ho già utilizzate, ma perché è passato un po' di tempo da quando le ho prese e le avevo per esempio anche l'altra sera nel vlog quando stavo uscendo, però mi sono dimenticata di farvele vedere, cioè ero super di fretta, lo sapete. E si tratta di questi stivaletti, secondo me molto molto belli, sono particolari perché hanno il tacco tagliato in questo modo, quindi hanno il tacco che fa questo disegno strano. Forse visti così non vi diranno niente o non vi piaceranno perché sono un po' a punta, restano più o meno all'altezza, nel mio caso quasi del polpaccio, però vi assicuro che indossati sono davvero molto molto belli. A me hanno colpito subito perché mi piace tanto il fatto che siano particolari, cioè che abbiano il tacco fatto in questo modo. Però ero super timorosa che non mi stessero bene perché, non essendo molto alto, ho detto una misura del genere non mi slancia di sicuro. Invece, secondo me, e anche a detta degli altri, nel senso che mi hanno detto tutti che mi stavano bene, nonostante la misura sia quella, effettivamente se abbinati bene tendono a slanciare molto la gamba, per di più sono super comodi, infatti l'altra sera li ho tenuti su tutta la sera senza avere problemi. Devo ricordarmi di farveli vedere indossati nei vlog perché secondo me davvero così non vi piaceranno tanto, ma una volta indossati cambierete idea, perché io li sto amando, cioè li riesco ad usare in qualsiasi occasione e anche per la sera veramente vanno benissimo. E ultimo acquisto di questo haul strano, diverso dal solito, è di Louis Vuitton. Questo qui è il sacchettino, quello natalizio, ed è un acquisto che probabilmente vi avevo già anticipato l'altra volta nel video haul, mi hanno fatto anche la confezione regalo, bellissima. Praticamente alla fine ho preso il braccialettino che vi dicevo, quindi quello sempre dorato con il lucchettino, e mi piace tanto perché è sia dorato che argentato, cioè il lucchetto ha anche la parte argentata che si incastra nelle catene, è veramente molto molto carino. Poi me lo ricordavo più grande, in realtà quando l'ho rivisto mi sono resa conto della dimensione, secondo me starà benissimo insieme all'altro che ho già, che mi piace veramente tantissimo. Poi è talmente sottile che non si nota neanche, cioè non si sente neanche, e secondo me staranno davvero molto molto bene insieme. E niente, ce l'abbiamo fatta ad arrivare in fondo a questo video haul. Adesso impiegherò tipo le prossime 4 ore
a sistemare tutto quello che ho messo in disordine. Non so perché ogni volta mi trovo in questa situazione, è una cosa incredibile. Comunque, come sempre, aspetto di leggere tutto quello che ne pensate nei commenti qui sotto e mi raccomando, fatemi anche sapere se volete provare qualche prodotto nello specifico, così mi metto subito a testarlo o lo utilizzo appena facciamo un nuovo Mi Preparo con voi. Comunque, io smetto di parlare, vi mando un grosso bacio e ci vediamo domani col nuovo video. Ciao!